Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, segnali di discesa dello spread. Banche, Sella fa la Merchant Bank per le PMI. Ennio Doris vede il patto light per Mediobanca. Anche gli istituzionali bocciano il BTP Italia. Un ex UBS per Mirabeau. Obbligazioni, si allarga la collezione di Banca IMI. Tira il fiato lo spread, il differenziale è riuscito in giornata a scendere sotto la soglia psicologica dei 300 punti, dopo che nella giornata di ieri veleggiava comunque intorno a valori più contenuti rispetto ai picchi dei giorni scorsi. Intanto continuano le tirate d'orecchie per l'Italia, l'ultima arriva dal capo economista della BCE, Peter Praet. Le attuali condizioni di finanziamento in Italia sono troppo tese per un paese con crescita debole e bassa inflazione. L'Italia ha bisogno di riforme orientate all'offerta per migliorare la poca produttività, ha affermato Praet in un'intervista. Il gruppo Sella si rafforza creando una banca d'affari dedicata alle PMI. L'obiettivo è quello di investire 100 milioni di euro in 3 anni in operazioni di leverage finance, assistendo le imprese principalmente in attività di merger acquisition e nella gestione dei passaggi generazionali. Parola di Giacomo Sella, vicepresidente del gruppo creditizio biellese e responsabile della nuova divisione Sella Corporate Investment Banking. Per far crescere la banca d'affari si guarda già sinergie con piattaforme specializzate in matching di capitali e crowdfunding, mentre il top manager assicura che la banca rimarrà di famiglia. Sull'assemblea dei grandi soci di Mediobanca passa la linea di Ennio Doris. La riunione per fare il punto del patto di sindacato si terrà il 5 dicembre. In quella sede si vedrà quale strada percorrere rispetto alle ipotesi di lavoro circolate nei giorni scorsi. Finora, ha dichiarato il presidente di Banca Mediolanum, la mia idea di questo patto di consultazione sembra che sia piaciuta a molti. Poi vedremo quando ci incontreremo. E alla domanda se vi sia un consenso abbastanza ampio sul progetto di un patto light in Mediobanca, Doris ha risposto: a me sembra di sì, in assemblea potremo verificarlo, dovremmo incontrarci credo il 5 dicembre. Investitori in fuga dal BTP Italia. A voltare le spalle al paese non sono solo stati i piccoli investitori, anche gli istituzionali hanno mostrato freddezza. La domanda per il titolo quadriennale, scadenza novembre 2022, ha raccolto ordini per 1,3 miliardi di euro da parte dei big. Sommati ad appena 863 milioni di euro dell'offerta riservata a retail, portano il totale poco sopra quota 2,1 miliardi. Per intendersi, una cifra di poco superiore ai 2 miliardi che il Tesoro puntava a raccogliere da solo con il collocamento per gli istituzionali. Le cui adesioni sono state 55, più che dimezzato il risultato rispetto all'asta di maggio, quando vennero collocati titoli per 7,7 miliardi di euro, di cui 4 ai big. Tempo di nuove nomine in casa Mirabeau Asset Management. La società si potenzia sull'azionario europeo con la nomina di Iwell Franklin in qualità di Senior Portfolio Manager responsabile del team azionario Small e Mid Cap europeo. Franklin ha sulle spalle 16 anni di esperienza nell'azionario europeo. Prima di entrare a far parte di Mirabeau ha lavorato come Senior Portfolio Manager per UBS Asset Management a Londra con focus sull'azionario globale. Umberto Boccato, Head of Investment della società, ha dichiarato: siamo contenti di dare il benvenuto a un professionista di talento che condivide i nostri valori e il nostro approccio alla gestione altamente attivo e basato su forti convinzioni. Debutto sul mercato MOT e ROTLX per 2 nuove obbligazioni collezione emesse da Banca IMI. La banca di investimento del gruppo Intesa San Paolo propone 2 alternative a tasso fisso denominate in dollari USA, una della durata di 2 anni e l'altra della durata di 5 anni. Grazie a questa emissione Banca IMI espande l'offerta di obbligazioni collezione quotate negoziabili sui mercati regolamentati che salgono a quota 54. Queste soluzioni possono essere utilizzate per diversificare il portafoglio di investimento grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e 11 diverse valute. Il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e Leonardo, buy per Banca Akros con target price di 13,25 euro dopo apertura in mattinata a 8,23. Il gruppo ha confermato tutti i target del piano industriale 2018-2022. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica un prodotto RVC, mentre ultima posizione per HSBC.
Qui da Blue Rating News è tutto, un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset. Oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.